Consiglio regionale si è riunita il 24 e il 26 febbraio per proseguire l'esame del disegno di legge sulla semplificazione, che tocca numerosi settori della regione. Obiettivo: rendere più snella la pubblica amministrazione per facilitare la vita ai cittadini. L'Assemblea ha approvato un ordine del giorno che posticipa al 30 aprile la presentazione della verifica annuale della regolarità delle aree pubbliche, VARA, per il commercio ambulante su posteggio fisso in forma itinerante. 2.200.000 euro è quanto il Corecom ha fatto risparmiare ai cittadini piemontesi intervenendo nelle controversie tra utenti e operatori delle telecomunicazioni. 5.362 le richieste evase nel 2014, con oltre l'80% di risultati positivi. Il Comitato Resistenza e Costituzione ha aperto un suo profilo Facebook. Nella pagina istituzionale trovano spazio tutte le iniziative e i progetti, insieme ai racconti legati alle stragi e alle battaglie. Presentato a Palazzo Lascaris, promosso dal Garante dei Detenuti, il volume Il Maestro Dentro, che racconta l'esperienza umana e professionale vissuta da Mario Tagliani, per 30 anni insegnante tra i banchi di un carcere minorile. Mappare alcuni percorsi storico-artistici torinesi scattando e condividendo fotografie georeferenziate e raccogliendo informazioni sull'accessibilità. Questo è l'obiettivo del Torino Map Party, con la partecipazione del Consiglio regionale e della Fondazione Torino Musei. 4 storie vere di bambini autistici e delle loro famiglie. Le racconta il libro Il bambino che parlava con la luce, scritto da uno psicoterapeuta che giorno per giorno le ha vissute e le vive, presentato a Palazzo Lascaris. Thank you.